tutti! Allora, oggi sarà un video della serie Cose di casa e quindi spolvererò tutte le cose di casa. Mi sono ricordata adesso che ho dimenticato una cosa di là. Per la serie Viva l'organizzazione, sarà un video di cose di casa random che ho racimolato nell'ultimo periodo, da vari negozi, casa, co-import, poi ci sarà qualcosa da New Frog, insomma un cocktail di cose di casa. Saranno tutti oggettini stupidi, tipo quelli che piacciono a me, insomma. E niente di costoso, tutto low cost. Cominciamo dalle cose che ho preso ieri da casa. No, scusate, da co-import. Allora, co-import io lo trovo in un centro commerciale vicino casa mia, e quando ha, diciamo, quelle fasi di saldi folli è molto molto conveniente. Soprattutto ho notato che prima di Natale, intorno a ottobre novembre, ha sempre degli sconti assurdi. Anche l'altra anno avevo comprato un sacco di cose. Madonna, non fate caso a... all'aspetto, credo sia abbastanza sconvolto. Forse ho troppo zoom. Zoom un po'. Eccoci. Forse va meglio così. Oggi ho i capelli in fase un po' così, anni 80. E allora ho preso, tanto per cambiare, i fiori finti. Mia madre dice sempre, ma che ci devi fare con tutti questi fiori finti? Pure ieri stavo con lei. Dicevo, quanti fiori finti ti serviranno? Mi piacciono i fiori finti, quindi ormai è una cosa assodata. E guardate che carino il tulipano. Il tulipano era in offerta. Ovviamente, tutte le cose che ho preso erano in offerta, non c'è scritto il cartellino con il prezzo, comunque mi pare costasse 1,40€, quindi ho preso questo bel tulipano finto, giallo, c'era di vari colori, e poi ho preso, sempre vedete, questi sono i sconti che c'hanno del 40%, ho preso la simil lavanda, e ne ho presi due, e questi venivano 1,50€ l'uno, sono fatti molto bene, e... carini, insomma, a me piace, lo sapete, un po' il gusto vintage, i colori in particolare tipo anni 50, la lavanda, questo genere, insomma, di tipo d'arredamento. E quindi quello. Poi ho trovato una cosa di cui sono molto fiera, che è un dupe di una Yankee Candle, e detto così fa ridere, però guardate che bello il barattolone, è un barattolone molto molto simile a quello della Yankee Candle. Aspettate che ho qua una Yankee Candle senza manco a farla apposta, e ho questa qui che mi si è bruciata, però ve li metto accanto per farvi capire la similitudine praticamente tra le jar, e credo che questa equivalga praticamente a quella di una Yankee Candle grande, sostanzialmente questa qui, e questa mi pare che sia la media, non lo so. E comunque questa candela qui mi piaceva un sacco, appunto il barattolone, secondo me solo per il barattolone valeva il prezzo, che era al 50% a 6,90€, e la marca dice durata 98 ore, quindi tantissimo. Facciamo il paragone con la Yankee Candle. Allora, la Yankee Candle questa qua da 65 a 90 ore, quindi diciamo dura un po' meno di una Yankee Candle, però comunque ha una, cioè se fate il rapporto appunto della quantità di cera, però comunque ha una buona durata, 98 ore, e ha un odore di lavanda. Il profumo non è male, cioè è abbastanza un profumo di pulito, diciamo che non è una di quelle candele che io forse terrei proprio in salone, più magari una candela da cucina barra bagno, però comunque c'ha quell'odore proprio di lavanda, di pulito, avete presente? E comunque è molto buona, e non vi ho detto la marca, made in India, importato da Mercury SRL, e appunto questa è l'unica volta che io praticamente, la prima volta che ho visto questo genere di candele, appunto qua da co-import, e il prezzo era veramente buono, appunto 50%, 6,90€, se non sbaglio l'equivalente Yankee Candle, una ventina di euro almeno, e Yankee Candle costa veramente un botto. Poi cosa ho preso? Sempre da lì, da co-import, ho comprato di questa marca Item International Item, che è una marca di spagnola, questa donnina che mi piace un sacco, e anche questa, guardate che carino il disegno del vestitino, il vestitino e il cappello sopra, e queste sono quelle donnine, diciamo, che si appoggiano sul vostro comò, insomma, dove tenete per esempio i trucchi, i gioielli, insomma, e appunto è fatta per tenere le collane, perché ultimamente sto sempre più in fissa per le collane, voi lo sapete bene, e quindi praticamente mi serviva un qualcosa per tenerle, insomma. Avevo pensato a... una volta, tanti anni fa, ho fatto con una tavoletta di sughero e delle spillette, praticamente, come si chiamano?
Oggi sono dislessica, dislessia portami via. Vabbè, avete capito, insomma, quelle cose che si spingono dentro al sughero e le attaccavo lì praticamente su questo pannello, però boh, non lo so. Poi mi sono stufata e l'ho tolto. E quindi pensavo di comprare un paio di queste, però ne ho presa una. Sono veramente carine. E il design è fatto benissimo. E questa da 12,90€, era scontata del 23% e l'ho pagata a 9,90€. È veramente carinissima. Comunque un pezzo, diciamo, d'arredamento. Porta collane, porta bracciali, insomma, quello che volete. Poi, che altro ho preso da Quimport? Basta. Mi sa che da Quimport ho preso solo queste cose. Poi l'altro giorno da casa, tanto perché non ci facciamo mai mancare le candele, ho trovato, le cercavo da un sacco di tempo, le candele galleggianti. E ho preso queste qui rosse, perché appunto le sfrutterò tanto nel periodo natalizio. Ho uno di quei piatti tondi trasparenti e metterò là dentro le candele. Non hanno una grandissima durata, perché ho regalato praticamente sia un piatto e queste candele a una mia amica che aveva appena comprato casa, per la sua inaugurazione di casa, e lei le piacevano molto e ha deciso di accenderle direttamente quando stavamo lì a cena. Effettivamente si sono consumate abbastanza in fretta, poi dopo un po' praticamente dentro sono bianche, quindi dopo un po' si vede il bianco dentro, non sono proprio una candele di ottimissima qualità, però non sono male e comunque secondo me fanno un sacco di figura, se avete appunto una cena o cose del genere, sono carine. E mi piacciono un sacco le candele galleggianti e devo dire non è semplicissimo trovarle in giro. Ah, poi ho comprato una cosa... una cifra geologica, che è questo sasso portacandela. Non si vede che mi piacciono le candele, vero? Un sasso portacandela. E allora l'altro giorno ragionavamo con un mio amico e io dicevo no vabbè dai, non sarà un vero sasso, e invece a tutti gli effetti mi sa che è proprio un vero sasso made in China con furore, eh? E quindi insomma l'ho pagato veramente pochissimo per essere un sasso vero, non lo so, insomma non lo sapremo mai. A peso e a vista mi sembra un sasso vero, però è un pezzo d'arredamento molto geologico e dentro ci ho messo una candelina di queste, carino, proprio carino. Poi qua sul mio coso che non vedete, sul mio tavolino che non vedete, è pieno di sassi di ogni genere, c'è la mia bacchina con i sassi che voi non vedete, punti insomma del campioni presi qua e là in giro per il mondo con il mio lavoro. Roba bella, roba bella. Poi vado a prendere quella cosa che mi sono dimenticata di là. Allora, la cosa che mi ero dimenticata è questo barattolo. Ho preso questo barattolo con scritto coffee per mettere il caffè. Ha il classico colore che piace a me appunto anni 50 e riprende anche delle maioliche che ho in cucina. Quindi semplicissimo, mi serviva per mettere appunto caffè, caffè americano, cose del genere. Adesso c'è il caffè italiano perché l'americano l'ho finito. E è carino, secondo me è un sacco carino. E questo l'ho pagato poco, che era 5,99, c'è scritto sotto, però mi pare che io l'ho preso in offerta, tipo a 4 euro, una roba del genere, insomma, pochissimo. Casa è un altro di quei negozi che mi piacciono un sacco. E poi mi è arrivata un po' di roba di newfrog.com, che è il sito di cui vi ho già parlato in un altro video con cose di casa, e sempre che mi hanno mandato loro un buono io ho scelto della roba. E tra le robe che ho scelto, secondo me una delle cose più intelligenti è questo, mi sto spacchettando adesso, che è il, sempre perché non ci facciamo mancare niente per le candele, il, come si dice, tagliastoppino delle candele, questo della Yankee Candle, io l'ho visto appunto alla Coin, perché lo fa oggi ho dei problemi a parlare, perché lo fa la casa della Yankee Candles, e costa un fottio, tipo, cioè una roba... per quello che è poi alla fine un pezzo di metallo, che era tipo 10 euro, almeno 10 euro, mentre sul New Frog questo costava molto molto di meno. Non so se c'è dentro il... no, non c'è dentro la ricevuta, però vi metterò i prezzi qua sotto, insomma, non più di un paio d'euro. E a vista mi sembra ottimo, è fatto molto bene, anzi sapete che vi dico, proviamolo in diretta, perché tanto devo tagliare lo stoppino delle Yankee Candle, e come vedete, quando non tagliate lo stoppino succede questo. Cioè, in sostanza, se lo stoppino è troppo alto, brucia la candela. E questo è quello che mi è successo, distruggendo praticamente la mia jar delle Yankee Candle. E quindi, appunto, questo freschetto vi consente di tagliare bene lo stoppino, perché comunque non vi dovete andare a ammazzare con le forbici dentro, e a fare lo stoppino dell'altezza giusta in modo che bruci senza però bruciare, appunto, eccessivamente, e quindi senza fare fumo.
E praticamente voi andate dentro, proviamolo subito. Niente, non siete una ceppa. Io da qui vedo, voi vedete? No, voi non vedete? Wow, l'ha tagliato benissimo. Fichissimo sto coso. No, sto coso è proprio... cioè la cosa che mi è piaciuta di più di New Frog, che se ci pensate è proprio una stronzata. Però, insomma, mi serviva. Era una cosa che mi serviva. Certo, non è che mi cambia la vita, però, insomma, mi serviva. Poi ho preso un po' di cose per il mio lavoro, sempre da New Frog, perché, come vi dicevo, c'ha una parte tutta di... ah, non mi devo truccare troppi capelli, perché poi mi arrivano i commenti: Giorgio, ti tocchi troppi capelli, sei fastidiosissima, dai fastidio, smettila. Scusate, non lo faccio apposta, ma io lo faccio anche nella vita normale, regolarmente, mi tocco sempre i capelli. E vi dicevo, ho comprato delle cose per il mio lavoro, tra cui queste, che voi direte, ma che cacchio è? È una fascia per il ginocchio, perché io ho dei problemi al ginocchio. Praticamente ho anche la fascia quella professionale, che tipo questa però un po' più alta, perché praticamente, ora mi viene solo un termine non proprio tecnico, diciamo se ne va a quel paese il ginocchio ogni tanto, perché ha tipo i legamenti che sono lassismo dei legamenti, e quindi quando tipo comincio il trekking e non sono tanto allenata, praticamente il ginocchio se ne va, e soprattutto in discesa mi fa malissimo. E quindi ho quella professionale, però quella professionale a volte, a parte mi stringe un botto, poi è scomoda perché è alta, lo so che non dovrei, però ho detto vabbè, sai che c'è, provo questa che è un po' più piccola, se poi fa una funzione anche decente, meglio che mettere questo che non mettere niente. E quindi appunto hanno tutti questi tipi di accessori per lo sport, o comunque per, diciamo, hobby e sport, sì, come per esempio il trekking, veramente fatto bene come sezione sul sito. E appunto per il trekking avevano queste cose, anche per esempio per le caviglie, e queste fasce qua, regolabili ovviamente, cioè se apre così ve lo mettete intorno al ginocchio e praticamente ve lo tiene sostanzialmente in posizione, non ve lo fa spostare troppo, fare movimenti strani. Vi farò sapere com'è. Fatto sta che era una cosa che mi serviva e che ho trovato su New Frog. Poi sempre del genere trekking ho comprato una cosa, ora vi metterete a ridere, non devo andare a rapinare una banca, vedete cosa questo che si mette così? Per quando si fa trekking estremo oppure sport nella neve eccetera, lo sapete, io sto sulle Dolomiti con il mio dottorato e quindi a volte c'è un freddo di Dio, e quando c'è un freddo di Dio questa cosa aiuta, insomma si lega dietro così, e se andate tipo nei negozi sportivi o cose del genere vi fanno pagare tantissimo. Queste ovviamente sono cose non proprio di ottima qualità, però fanno il loro dovere, quindi quello. E poi che cosa altro ho preso? Ah sì, il pezzo fatto, diciamo, tra le cose che ho preso è questo altimetro, sempre per cause di lavoro per il trekking e non per la casa. Questo altimetro, vabbè, probabilmente molti di voi non sapranno neanche cos'è un altimetro, diciamo è sempre una cosa che utilizzo a lavoro. E questo è un altimetro in particolare barometrico, cioè che vi dice la quota a cui siete sulla base della pressione atmosferica. L'ho provato e è una figata questo coso, perché se voi comprate un altimetro professionale lo pagate un fottio. Considerate che la mia bussola, il mio GPS che ho comprato poco fa, l'ho pagato 200 euro e non è neanche il top di gamma e non ha appunto l'altimetro barometrico. Se avessi preso l'altimetro barometrico con lo stesso GPS avrei dovuto pagare 100 euro di più. Questo coso sul sito costa pochissimo, quindi ho detto sai che c'è, proviamolo, se poi magari funziona bene. Devo dire che per ora è ovviamente va tarato, quindi non ho avuto il modo di tararlo eccetera, però funziona così, praticamente è tipo un aggeggetto tondo e poi dietro c'è la batteria. Il problema è che non riesco a spegnerlo. Praticamente quando metto la batteria, ora vi faccio vedere, cioè il fresco si accende, lo vedete? E ci sono tutte le varie modalità e tutto insomma quello che mi serve, la temperatura, e poi vi fa il forecast, vi dice praticamente come sarà il tempo, ha un sacco di funzioni fichissime, mi dice appunto 1800 kPa che è la... scusate, ectopascal che è la pressione atmosferica qui, insomma c'è un sacco di funzioni utili per il mio lavoro. Il problema è che non riesco a spengerlo, cioè voi direte ma com'è possibile, cioè nelle istruzioni non c'è scritto come si spenge, ho dovuto staccare la batteria perché ho paura che poi si consumi. Oh, ci ho provato in mille modi raga, cioè non lo so perché, c'è pure la bussola. Comunque non mi pare male come cosetto così iper low cost. Quanto sarà costato? Tipo 20 euro, ma neanche.
Però appunto c'ha questo problema, anzi non credo che nessuna di voi abbia questo coso a casa effettivamente, però se esistesse qualcuna che ha comprato questo coso e sa dirmi come si spinge, grazie. E poi ancora sempre da per trekking, diciamo sport e cose del genere, più che altro questo per il fitness anche, ho comprato un parolone, mi sono fatta mandare forse ce la faccio ad aprirlo, un orologio di quelli strafighissimi da sport. Mazza che bello, via, questo è ancora impacchettato, era impacchettato veramente bene. E devo calibrarlo, quindi devo mettere l'ora giusta. Bello sto orologio, è bello come linea, è un orologio di quelli sportivi che ha un sacco di funzioni, tra cui il contacalorie. Voi direte, ma che cacchiata è? Lo so, però io volevo un orologio con il contacalorie, voglio vedere se funziona. Allora, funziona, ci sono varie modalità, tipo le pulsazioni, non lo so, penso che devo settarlo questo. C'è l'allarme, ci sono le pulsazioni, c'è la data, ora non so come si vada a vedere la parte delle calorie eccetera, fatto sta che non c'è manco un coso di istruzioni, quindi dovrò andare tipo a intuito, però la linea è molto carina, lo vedete? È bellissimo questo orologio e costava tipo, cioè bellissimo per fare fitness ovviamente, costava tipo 5 euro, una roba del genere, quindi mi sembra una cosa ottima. Si svita con le viti, ci sono delle vitarelle e il design mi piace davvero tanto, cioè semplice, carino, saremo a vedere come funzionerà. E poi sempre da New Frog, l'ultima cosa che mi sono fatta mandare sono delle federe per i cuscini. Allora, sono fatte così, che dite? Ho un mixed feeling verso queste federe di cuscini. Secondo voi che stanno bene con il blu del divano? Volevo mettere appunto sul divano perché io ho altri pezzi di arredamento che sono rossi. Non so se possono starci bene. Comunque sono carine, un po' plasticose insomma, però non male. E le dimensioni non mi ricordo, che saranno un 50x50? Penso forse un 50x50, sono quadrati. E ce ne sono due, stesso colore, e c'erano varie tonalità, non sono male, queste costavano pochissimo ragazzi, tipo un paio d'euro, rispetto a quello che comunque paghi se vuoi una buona federa per un cuscino, costavano poco. E quindi questo è tutto per le cose di casa, misto hobby, misto trekking, e spero che il video vi sia piaciuto, e datemi dei consigli se conoscete qualche negozietto di casa sfizioso, e vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.